serviva un cazzaro e hanno chiamato lui. Più cazzaro che il personaggio infatti Edoardo, ovviamente non esiste, uno fa finta di essere milanese, molto maldestramente peraltro, e non si capisce come ci caschino tutti, veramente sono tutti dei babbei, no? Perché tutti credono che questo sia milanese, per portare la settimana della moda a Roma. È come tutti i personaggi di questa fiction, sono tutti sopra le righe, naturalmente è una manna per gli attori, perché gli attori possono veramente dare sfogo alle loro isterie senza nessuno gli dire, no, un po' meno, no? Qui si può veramente giocare con l'ironia e con divertimento. Per quanto riguarda la mia precedente esperienza, io auguro veramente di cuore a questa iniziativa, a questo progetto, che abbia la stessa fortuna che ha avuto Boris, che ha avuto quando abbiamo cominciato, nessuno sapeva che poi sarebbe successo. Però la rete Fox, l'idea di portare avanti il progetto, molto coraggioso anche quello, che non era facile insomma da far passare, poi invece è passato molto bene. Adesso è diventato un cult, diciamo. Io auguro veramente a questa iniziativa, che ha tutte le caratteristiche per poter avere lo stesso riscontro, perché è originale, ci sono buone idee e poi mi sembra che il cast degli attori sia di primo piano, quindi auguri e figli maschi.